succede? Non mi viene mai! A questa porta stupida! Eccolo, eccolo! Tutto a posto? Ho fatto un sogno bruttissimo. C'era... Raccontamelo. C'era una ragazza strana che aveva un botto di tatuaggi tipo te. Sembrava quella ragazza che mi raccontavi sempre durante le favole che mi raccontavi quando ero un cucciolo. E sembrava un ingegnere, insomma, aveva un sacco di chiavi inglesi attaccate nelle tasche. Non ci posso credere. Poi dietro di lei c'era uno strano signore che aveva una maschera e tre dita, tutto vestito di nero. Lei aveva la tua Tommy Gun e ti stava calpestando che eri per terra. Poi me l'ha puntata a me e mi ha detto: questo è quello che succederà se non ti unirai alle ombre. No. Senti, è stato solamente un incubo. Vatti ad allenare, vai. Io vado un attimo a controllare una cosa al computer. Ma va bene, è stato solamente un brutto sogno. Stai attento alla porta? Sì. Sembrava agitato. Non posso credere. L'agente del caos in qualche modo è entrato nel sogno di Miascolo. Eppure lei. No, lei non può essere. Vado a controllare subito se è successo qualcosa. Ok. No. Allora, andiamo di qua. No. Miascolo! Miascolo! Sì? Sali subito! Okay. Siamo in una situazione di allarme! Oh, come di allarme? Siamo cavolo è successo? Allarme! Dobbiamo correre subito all'isola di Fortnite e dobbiamo tornare lì! Cosa è successo? Le ombre! Quelle maledette ombre! Oh, porca miseria! Mi hanno rubato i file, mi hanno lasciato un messaggio, grazie per i tuoi file! Adesso li analizziamo. Ma nitroglicerina non era a occuparsi Brutus dei file. Brutus si doveva occupare dei file. Brutus? Cosa ha fatto quel traditore? Bastardo. Ok. Beh, però, cavolo, devo subito chiamare nitroglicerina e Sky. Devo vedere se loro sanno qualcosa su Brutus. Ok. Tu intanto vai a preparare tutti i bagagli. Io intanto chiamo un elicottero. Aspetta un attimo, chiamo nitroglicerina e Sky. Va bene. Io vado a preparare i bagagli. Oh, porca miseria. Accidenta queste ombre. Oddio. C'è così tanto vento, le porte sbattono, chiudono. Okay. Mi hanno detto tutto. Cosa hanno detto? In poche parole avevano già capito che Brutus era un traditore, però era troppo tardi da quando lui aveva passato i file alle ombre. Porca miseria. C'è andato positivo. Sky e Nitroglicerina hanno catturato Brutus. Però sta succedendo qualcosa di strano al pozzo. Però hanno lasciato Brutus allo squalo. Facciamo così. Tu ti dirigi allo squalo insieme a Lynx. Lynx la lasci alla guardia dello yacht. Perfetto. Tu ti dirigi verso lo squalo. Okay. Mentre io, Nitroglicerina e Sky ci dirigiamo al pozzo e andiamo a vedere cosa sta succedendo, va bene? Perfetto, ok. Vado a fare i bagagli. Okay. Aspetta, la mia cappa dov'è? Me l'avevi preso tu? Aspetta, sarà sicuramente qua. L'avevi lasciato per qua? Sì, era sotto qua, lo tengo sempre lì sotto. Va bene. Io intanto aspetto l'arrivo dell'elicottero. Ok. Ah, stupida acqua! Io odio l'acqua! Però devo andarci per forza se devo trovare quel Brutus maledetto. Dove sei? Oh, e anche ghiaccia! Brr. Ah, dovrebbe essere qua da qualche parte. Eccolo! Traditore. Allora, agente del caos. Ma ciao! Brutus. Ciao, traditore. Non direi traditore. Piuttosto direi che sono passato, al lato giusto. Sì, certo. Dove avete legato e... cosa avete guadagnato? Ormai tanto i file sono in mano alle ombre. Ma li riprenderemo, stai tranquillo. Ma parlando d'altro, vecchio amico mio, pensi veramente che gli spettri siano dalla parte giusta? Ovviamente. Allora perché? Perché Mida vuole distruggere la mappa? Non vuole distruggerla. Tutta l'isola di Fortnite. Non è vero. È quello che ti vuole far credere. Sei un illuso come tutti gli altri. Io ho aperto gli occhi.
Io ho capito che ci stava l'inghippo. E guarda adesso. Ho perso. Però tecnicamente ho anche vinto allo stesso tempo, perché i file sono passati alle ombre. E adesso noi avremo più informazioni sul macchinario che Mida basta userà. Basta parlare. Quale macchinario? Oh, non te ne ha parlato il tuo amichetto? Beh, allora lascia che te ne parli. È il macchinario Doomsday. Doomsday. E Mida, il giorno in cui lo attiverà, lo vuole chiamare il giorno del giudizio. Il giorno in cui dice che le ombre moriranno insieme a tutti gli abitanti dell'isola di Fortnite, perché verrà distrutta. E sai cosa vuole usare per distruggerla? Non ne ho idea. E non ne ho idea la nemmeno tempesta. Se stai dicendo una verità o una cavolata. La tempesta. La tempesta. Vuole usare la tempesta. Non sai cos'è? Non ne ho mai sentito parlare. Tempo fa un nostro vecchio agente, che poi non si sa più che fine ha fatto, mi sembra si chiamasse Jones, agente Jones, qualcosa del genere. In poche parole, aveva analizzato alcuni file, capì che sta per arrivare una tempesta, però non è una tempesta normale. Una tempesta che distruggerà, una tempesta che è capace di uccidere, ma non di distruggere. Uccidere. E beh, questo agente Jonesy vede una sorta di viaggiatore di mondi paralleli o roba del genere. Mi sembra si chiamasse Visitatore o qualcosa del genere. E beh, di solito in mondi paralleli non ci si può sentire. Tipo io vengo da un altro mondo parallelo, non posso sentire altre persone. Però questo visitatore aveva qualcosa di strano. Riusciva a sentire Jonesy. Jonesy ne era a conoscenza del visitatore, sì, e tutti si fidavano di lui. Però, beh, quello stronzo di Mida uccise Jonesy e lo gettò in mare, da quel che so. Altre voci dicono che è sparito. Avanti, allora. Hai finito di raccontare la tua storia della buonanotte? Oppure no, dai. È la fine. Se hai cercato di corrompermi o qualsiasi cosa tu abbia cercato di fare, beh, non ci sei riuscito. Se questa tempesta vuole uccidere ma non può distruggere, allora Mida che la vuole distruggere fa bene. Ed è per questo che tu hai chiuso gli occhi, non li hai aperti. Tutti quei tizi delle ombre. Hai sbagliato, lui non la vuole distruggere, lui la vuole alimentare. Per permettere alla tempesta non solo di uccidere, ma anche di distruggere. E per questo io ero di già a conoscenza, sai? Tu ti credi il braccio destro di Mida, ma in realtà ero io. Chi pensi che ti abbia trovato in una scatola e portato da Mida? Avanti. Tu sei solo un traditore! Ti inventi tutte queste storie, è inutile, non vuole alimentarla, la vuole distruggere. Sai quante balle ti sta raccontando quel tizio delle ombre, come si chiama, agente del caos? Beh, amico, c'è scritto tutto nei file che abbiamo trovato. Bastardi. Beh, la storia dell'agente Jones, sì, la sapevo perché, beh, Mida si vanta delle sue imprese, ecco. Anche se uccidere una persona senza un apparente motivo... Non mi parlo. Non lo ha ucciso. Uccise Jonesy e intrappolò il visitatore. È scomparso Jonesy. Nessuno lo ha ucciso. Questo visitatore è soltanto una stupida storia che ti ha raccontato, che ne so, l'agente del caos o qualcun altro. Ma a me non mi interessa. No, amico, okay? Amico. E l'ha raccontata Ida in persona. Te l'ho detto, era il suo braccio destro prima del tuo arrivo. Certo, certo, sì, sì. Senti. Vabbè, parliamo d'altro. Cosa vuoi fare adesso? Vuoi eliminarmi? Beh. Solamente perché vi ho traditi? Sai che se mi uccidi, troveranno anche altri agenti. Io sono solamente uno dei pochi. Ok, sì, va bene. Lo sai una cosa? Non ti ucciderò, ma... Adesso ti farò soffrire. Sai una cosa, amico? Sai sì. una cosa? Sì. Parla. Mi avete legato con una corda, ma di nitroglicerina e Sky di saperle fare meglio. E di nascondere le armi.
Adesso getta l'arma. Non sono così stupido. Sai, quella tua mitragliatrice può essere spaventosa, ma non mi farò fregare così. Guarda come provi a spaventarmi, tanto lo so che non hai il coraggio. Avanti! Aia! Dicevi? Ah. Io sono l'agente Brutus delle ombre. Ho giurato fedeltà a Jules e al... volevo arrivare tanto. Che cavolo? Oddio! Oh, il mio ombrellino. Adesso c'è tempo prima della rigenerazione per fuggire. Ok, per fortuna Mida l'ha fatto. Non sarà così difficile uccidermi. Arriverò. Ehi, chi va là? Sono io. Io chi? Mida. Mida, dove sei? Dove sei, Mida? Ma cosa dici? Sto cercando Mida. L'hai visto? Lo sai, Mida è tornato all'agenzia. Ah, ottimo. Come te ne sei fatto quelle ferite? Sono andato da Brutus perché è un traditore, ma è scappato. Sapevo. Quello stronzo. Vieni, ti porto un medikit, vieni. Ok. Mida non sarà contento per niente. Siediti qua. Ah, grazie. Se vuoi ci parlo io con Mida. Ma non so se cambierà qualcosa. Oh, mi dispiderà in discarica, lo so già. Non ti preoccupare adesso. Vado a prendere Medikit. Va bene. Cavolo, se trovo quel Brutus lo faccio fuori con le mie mani. Per fortuna non hanno dato il tatuaggio. Oh, Madonna, Brutus però. Il testa di capra. Perfetto. Devo trovare un ma... Ehi! Un malato non deve stare... Non deve camminare. Lo so. Prima curati. Poi... Attieni. Grazie. Prima cura. Poi... Ok. Poi tutto il resto. Hai capito? Vabbè. Sì. Vado a curarmi... Ah, e poi l'ho notato il tatuaggio. Come ha fatto a notarlo? È un tatuaggio così minuscolo. Com'è possibile? Ti sento. Vado un attimo in bagno. Vado un attimo in bagno. Sto benissimo. Vai. Guarda. Senti, tu ormai hai lavorato troppo per oggi. Ci parlo io con Mida, va bene? Lo farò venire qua. Ok? Va bene. Vai. Ora vatti a riposare, vai. Io torno a fare da guardia allo yacht. Ok. Speriamo non si arrabbi. Ah, maledetto! Cosa pensi di fare? Perfetto. Trasferimento corpo. Trasferimento cosa? Che cacchio è successo? Oh, ok, non rimbalzo. Oh, Ascolo. Ciao. Che? Cosa è successo? Solamente ho dato una dimostrazione a quella stupida Lynx che nessuno si metterà tra me e la riuscita del mio piano. Oh beh, per la cronaca, sei single d'ora in avanti, da ora. Lo ero sempre stato, brutto bastardo! Ah, veramente? Allora fa ancora più male. Cosa vuoi fare con quell'arma, eh? Posala, guarda che bella arma che aveva, eh? Ora siamo fratelli di armi, eh? Tu sei un... Non lo posso dire, ma in certi casi lo devo dire. Tu sei uno stronzo senza pietà, solo perché ho fallito il piano, un piano su 1400 che mi hai affidato e io ho dovuto uccidere una povera ragazza che stava soltanto cercando di farti ritornare il cervello in quella cacchio di testa che tu c'hai. Tu sei un pazzo. Io dovevo parlare con te e lei si è opposta. Nessuno
Ma dico nessuno! Specialmente la tua stupida ragazza! Ci devo opporre! Tutti! Che sai una cosa? Dalla mia parte mi devono ascoltare! Il mio vecchio padrone, anche se mi dava il cibo per gatti che mi voleva avvelenare, era anche meglio di te! Consiglio di scappare! Ah, io lo sto già facendo! Guarda! Maledetto! È arrivato il momento di prendere quell'elicottero. Addio! Dove pensi di andare? Ok, niente, no. Elicottero! Ok, non ci arrivo in acqua. Potrebbe essere una brutta cosa, ma io arriverò a quell'elicottero. E niente, non se ne accorgerà mai. Devo andare dalle ombre subito. Brutus aveva ragione. Questo qua è un pazzo. Maledetto. Mi dispiace, Liz. Quindi adesso vuoi passare alle ombre? Vuoi tradire colui che ti ha dato una casa? Ti ha salvato la vita? Sei proprio un maledetto approfittato. È arrivato il momento. Niente elicottero. O forse sì, però devo soltanto cercare di risalire silenziosamente. Sono riuscito a salire. Adesso. Oh no! Eccoti, maledetto! Oh no! Oh, ok, devo riuscire a scappare. Aia! Oh no! Non mi ucciderà quel bastardo! Prenderò! Vaffanculo, sei il tuo stupido yacht! Aia! Aia, mi ha quasi fatto fuori! Ok, non l'ho mai pilotato! Ma sto già prendendo. Insomma, mi sto già abituando. Ora devo andare dalle ombre. Brutus aveva ragione. Maledetto. Questo qua è un pazzo. Mi dispiace, Linz. Ti ho abbandonata con quel pazzo. Ma ti vendicherò. Te lo giuro. Okay. Sono arrivata alla si vede. Cosa sei venuta a fare? Allora. Ok, niente armi. Ho capito cosa voleva fare Mida. È un bastardo. E vuoi sapere la cosa più brutta che ha fatto? Sono tutto orecchie, amico. Ha ucciso Linz. L'ha fatta fuori. Oh, è orribile. Mi dispiace. So. So Brutus, solo. Cosa succede? Staffer. Sei solamente una sporca spia di mio fratello. Vattene. No, posso spiegare, ok? Io voglio unirmi. Guarda, butto via tutto. No, non Brutus, voglio. Perquisiscilo. Tolgo anche i pugnali. Tengo solo delle bende. È posto, Brutus. Sai, non voglio dirti niente, ma tuo fratello è un bastardo senza pietà. Cioè, non so se. Lo so, ti non offendi. C'è bisogno. Non c'è bisogno di guardarmelo. E io volevo dire se potevo stare qui perché ho capito che. Gli spettri sono soltanto. Che ne so, cosa voleva fare? Distruggere tutta la mappa? Non lo so, ma io voglio fermarlo adesso per tutto quello che mi ha fatto. Volevo uccidere anche me. Dai file che abbiamo ricavato grazie a Brutus, mio fratello vuole controllare la tempesta o qualcosa del genere. Vedo nei tuoi occhi che dici la verità. Però sotto controllo. Però per il momento, benvenuto nelle ombre. Grazie. Finalmente, hai capito? Più o meno. Però dovremmo fare una piccola cosetta al tuo look. Ormai quel tatuaggio con la scritta Lynx col cuore. Va bene. Poi sei troppo sul bianco. Il colore delle ombre. È la mia pelle, non posso farci. Ce l'ho un po' di nero sulla testa. Ho un macchinario fatto apposta per modificare il proprio colore. Non ti preoccupare, ho pensato a tutto. Ok, mi sto spaventando. Ma è l'unico modo per essere bello. Che ne dici di alcune cicatrici, sarebbero belle. Ma guarda, quasi ritorno degli spettri. Non, niente. Speriamo solo non faccia male. Niente. Tengo d'occhio. Niente. Brutus, falli strada. E mi raccomando, tienilo d'occhio. Va bene, seguimi. Oh. Sarà una lunga giornata. Oh no, ho messo. Ok. Sarà una lunga giornata.